Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video. Questa volta mi è preso il trip di farvi il video su cosa c'è nel mio frigo. Premetto che non sono stata lì né a ordinarlo né a sistemarlo appuntino per fare un video super figo, quindi sarà come è, cioè come è. Ho lanciato le cose dentro, insomma, lo troverete come così. Nature, mettiamola così. Oggi non sono riuscita a fare il video spesa perché avevo la mia famiglia a casa, quindi ho pensato di farmi un What's in my fridge, quindi cosa c'è nel mio frigo. Spero vi faccia piacere, è un video diverso che non ho mai fatto, tra l'altro, adesso che ci penso, sul mio canale, quindi una cosa nuova. Prima di iniziare vi invito a seguirmi su Instagram, vi lascio il mio nome qui in sovraimpressione, anche nell'info box troverete tutti i link, anche il mio Facebook mi trovate anche lì, vi lascio anche di quello il link nell'info box mi sono un po' intrecciata. Vi invito appunto a lasciare un like a questo video, lasciate un pollicione in su se volete altri video di questo genere, se vi piace il What's in my fridge, oppure lasciatemi un commentino, insomma, su quello che volete. Mi fa sempre molto piacere e iscrivetevi al canale. Bando alle ciance, vi mostro il mio frigo. Eccoci qua davanti al mio frigo. Allora, questo è lo sportello del freezer, quindi la parte sopra. E qui ho già aperto lo sportello del mio frigo perché è un frigo ad incasso, perché ho la cucina fatta così, no? La conoscete, quindi diciamo stile americano, quelle ad incasso. E aprendo il mio frigo troverete un gran casino perché uno non ci stava più niente, oggi ho fatto rifornimento di alcune verdure e poi non ho sistemato, quindi troverete le cose come le teniamo veramente, quindi è il vero frigo, il vero what's in my fridge. Allora, partiamo dalla porta dove troviamo dell'acqua fresca. Adesso che fa un pochettino più fresco, sono sincera nel dirvi che non metto tante bottiglie in frigo perché mi piace bere l'acqua a temperatura ambiente, essendo già comunque fresca quella che tengo fuori, però magari agli ospiti o a me quando mi va qualcosa di veramente freddo, la tengo 2 o 3 bottiglie. Poi una bottiglia di latte fresco, purtroppo solo questo intero perché la mia panetteria sotto casa oggi aveva solo più questo, però solitamente lo prendo o scremato o parzialmente scremato, quindi domani io mi farò un tè perché intero non lo voglio. Poi qui c'è l'albume d'uovo della Aya Equilibrium. Solitamente prendevo il brick, quello un pochettino più piccolino, però ho trovato solo questo qui grande, quindi l'ho preso grande, tanto ha una scadenza abbastanza lunga e lo uso molto per fare i pancake. Vado un po' più veloce, altrimenti non finiamo più. Allora, qua c'è il latte già aperto di Alessandra. Qui c'è una fruttina che non ha finito perché non ne aveva più voglia. Qui c'è l'ho messo in questo contenitore della Mellin, delle pappe complete di Ale che prendo saltuariamente. Qui c'è una passata di pomodoro, cioè in realtà è un sugo già condito pronto da utilizzare per una pasta veloce che ho avanzato. Poi qua tengo sempre una busta di parmigiano che è quella appunto che stiamo utilizzando, e dietro ne tengo sempre una di scorta nuova quando c'è. Poi qua c'è la marmellata, rigoni di Asiago, le fragole, fragoline di bosco che straadoro, la mia preferita. E poi qui c'è questa qui che è della Zueg, sempre 100% frutta ai mirtilli, che è anche molto molto buona. Poi, vabbè, qua ci sono delle medicine, qui c'è della cipolla da finire che userò per qualche frittata, la tagliuzzerò in piccoli pezzettini. Poi qua c'è questo concentrato sugo di pomodoro con verdure per condire qualche ragù, dare più gusto, più sapore. Qua c'è una salsa piccante del McDonald's che è avanzata e la teniamo lì per quando ne abbiamo voglia. 2 confezioni di dado vegetale perché sapete che da poco sono stata poco bene, quindi si andava avanti a brodini e pastina, quindi Ricky aveva fatto una scorta di dado vegetale. Poi vabbè, qui c'è un limone che devo finire e 3, tanto stasera farò il pesce, quindi lo farò andare, per quello non lo sono stata lì a sigillarlo in mille modi. 3 uova, però lì c'è la nuova confezione di uova. Qua solitamente ci metto sempre il burro, dietro c'è un pezzo minuscolo perché avevo fatto un dolce settimana scorsa e qua c'è il burro grande. Poi passiamo al gran casino. Iniziamo dal primo piano. Tenete conto del fatto che la verdura
o la frutta, io non la tengo mai al primo piano, solo che nei cassetti tutto pieno, lì sotto è tutto pieno, quindi ho messo qui perché ho fatto un po' di spesa oggi. Comunque, devo poi, appena si svuota un po', sistemare. Allora ho preso i peperoni rossi, adesso sposto un attimo qui così riuscite a vedere qualcosa, e peperoni gialli. Voilà. Ok. Poi qua ci sono i finocchi che ho preso da fare in insalata o da mangiare sgranocchiare così per non cedere in tentazioni che non è il caso di cedere o per l'insalata. Oddio, mo crolla tutto. Poi qua, vabbè, questo l'ho chiuso anche male, quindi mi sa che lo cestinerò. Adesso vediamo. Qua c'è un'altra fruttina avanzata di oggi e qui anche. Infatti penso che me le mangerò io per merenda, perché non lo so, ho un po' la fissa di non darle le cose aperte. Questa qua che è chiusa male, mi sa che la cestinerò dopo. Poi, qui c'è il caffè decaffeinato, che utilizzo sempre quando vengono a trovarmi i miei genitori, e preferisco tenerlo in frigo perché preserva di più l'aroma, anche perché non è che lo tengo in frigo una vita, i miei vengono a trovarmi molto spesso, quindi va, finisce nell'arco di un paio di settimane, 2 o 3 settimane. Poi qua ho preso lo yogurt, questo qui 0,1% di grassi, bianco, magro, senza zucchero, con la latte dell'Alto Adige, era in offerta con la tessera. A 88 centesimi, 80 centesimi, quindi ne ho presi 2 confezioni. Io ci metto a volte la frutta secca oppure un goccio di miele, insomma, lo faccio in questo modo qua. Poi questi tè alla pesca che piacciono a Federico e non glieli prendo mai. Tè alla pesca prendo sempre i succhi di frutta, però li ho visti in offerta e so che gli piace molto, quindi li ho presi. Là c'è la carne che non sto a mostrarvi, aperta di Nala, che sigilliamo con la pellicola, con il suo cucchiaio già pronto. Poi, secondo piano, qui c'è una merenda che i nonni hanno regalato a Federico con il Baby Bell, i grissini e il succo. Poi, qua c'è una ricotta da finire, una ricotta nuova, là c'è l'uva, poi c'è questo mega sacchettone di mozzarella che era in offerta oggi e l'ho presa, da fare anche per le insalate. E poi qui sotto ho trovato l'offerta dell'Ai Equilibrium, ho preso con l'1% di grassi soltanto il petto di pollo. Mi piace moltissimo questo qua. Anche la fesa di tacchino mi piace un sacco. Poi qua ci sono i fagioli, i borlotti che uso per la minestra, uso per a volte un po' nell'insalata, qualcosina giusto per dare un po' di corposità, di nutrienti. Là dietro c'è il mais da finire che uso per le insalate e qui c'è i succhi di Federico alla mela che gli piacciono un sacco e se li porta a scuola. Poi, terzo piano, abbiamo la confezione da 10 delle uova, che costano abbastanza poco al PAM, 1,70 euro mi pare, sono allevate a terra e sono 10, quindi sono parecchie. Poi, qui c'è della pizza avanzata perché mia nonna tenerina quando mi viene a trovare, quando ci viene a trovare ci porta sempre la pizza. E quindi Federico l'ha avanzata e l'ho messa in frigo per domani. Parmigiano di scorta, un'altra confezione. Poi oggi ho trovato queste trofie di Sori con farina integrale. Ho voluto provarle, macinata anche a pietra, speriamo che non sia particolarmente fastidioso il gusto, anche perché l'integrale è proprio quello secco, concentrato, non è che mi fa impazzire, però magari con la salsa di pomodoro ho pensato che potesse essere accettabile, quindi vi farò sapere, magari la mangeremo insieme in un qualche vlog. Qua ci sono gli yogurt che avevo preso settimana scorsa, la frutta sono per Federico e questi hanno gli zuccheri, infatti io non li mangio. Poi Philadelphia taglia S che oggi mio papà ha visto in offerta, quindi l'ho preso anch'io, ma ne mangio proprio poco poco, magari su qualche gallettina. Poi ho preso Linea, questo qua che è il mio formaggio preferito, mi piace tantissimo, se non l'avete mai provato, provatelo, ne ho presi due perché stava scontato.
ed è buonissimo. A volte taglio appunto una fettina esattamente come in foto, la tagliuzzo a pezzettini e la aggiungo nell'insalata, quindi è veramente super buona. Poi qui c'è della pappa per Alessandra che è già fatta, poi qua una piccola scorta di insalata. Ho preso il lattughino, la valerianella e un altro lattughino. Poi qua ci sono le carote e ho preso anche del pesce che farò già stasera. Sono felicissima perché io adoro, adoro follemente il salmone. Quindi sono felicissima di averlo preso e lo farò appunto alla piastra o in padella, insomma. Adesso lo tiro già fuori e ne ho prese due confezioni da 2-3 euro, insomma. Sono pezzi piccolini, un pezzo a testa con un po' di insalata, quindi lo metto già qui. Poi cos'altro c'è? Allora, oddio, si è staccato il vetro. Sì, perché i miei cassettini sono piccoli e non ci chiedono pietà. Due broccoli. Tanto c'è solo questo, non penso ci sia altro da mostrarvi, li ho incastrati molto bene, quindi domani provvederò a fare un qualcosa con loro. E poi qua c'è due pere che non ci stavano più nel portafrutta, quindi le ho messe qui, due o tre carotine, dei limoni e sotto anche i pomodori, questi qua, che sono strabuoni da fare anche in insalata. O solitamente prendo questi, o i cuori di bue, oppure i datterini, che mi piacciono anche molto da mangiare così proprio. Quindi questo è il frigo. Vi faccio... Ah, aspettate, devo anche rimettere magari a posto. Questi qua purtroppo li devo mettere qui perché sti peperoni, finché non faccio fuori un po' di verdura, aiuto. Un po' di verdure e un po' di frutta, non c'è spazio, quindi l'unica è fare così. Poi il freezer, oltre ad essere da sbrinare, quindi presto lo farò, lo svuoterò e lo farò perché c'è ghiaccio come se non ci fosse un domani. Però allora, qui c'è del merluzzo che avevo preso appunto da Eurospin da finire. Poi ho preso sempre in offerta oggi questo minestrone qua della Findus. Voilà, questo qui era in offerta a 1,20 euro, mi pare. Ne ho prese tre buste perché ora che mi voglio tenere, sinceramente preferisco fare del minestrone caldo quando ho voglia di verdura anziché, o delle verdure bollite anziché l'insalata fredda, perché comunque è d'inverno. Poi, sottilissime, le ho riprese perché sapete che sono le mie preferitissime. Eccole qua. Poi vabbè, qua c'è un pollo intero e qua questa è la scatola che utilizzo per le scorte di verdura per le pappe di Alessandra. Quindi ci metto già le patate, le zucchine pulite e le carote già pronte, così devo solo staccarle e metterle a bollire e farle la pappa. Quindi questo è il freezer. Quindi questo era il mio frigo. Vi ringrazio per tutti i consigli che mi date sempre, anche quando faccio i video spesa. Mi avete appunto detto di non prendere le sottilissime, di prendere il petto di pollo, di tagliarmelo io, però ragazze, non mi viene sottile come queste fettine qua. Io le prendo o delle sottilissime o all'Eurospin, però ho notato che l'Eurospin per assurdo è più caro delle sottilissime. Cioè, nel senso, quando vado per il latte di Alessandra, questo supermercato che ha cose di marca, le prendo lì. Mi trovo bene, mi piacciono queste, io le voglio proprio super 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 sottili, altrimenti non mi va, e quindi perdonatemi, ma sono gusti e a me piace questo. Preferisco pagare un pochettino di più, ma mangiare il pollo come piace a me. Detto ciò, io vi mando un bacione immenso, grazie per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!